Bene gatto, sogno sognato. Allora, abbiamo pure questa richiesta qua perché i sinistri hanno caso una cosa proprio un terremoto. Allora, hanno ospite, dice mi fai qualche secondo, dice che poi io mi metto a me conto e mo guarire. Manco voglio vedere qua perché insomma. Perché non lo so, allora io ci sto facendo io un video che non abbiamo fatto mai all'occasione. Allora, questo qua è il tetato di pollastro, di pollo bianco, perché c'è il pollo quello giallo, c'è il pollo quello giallo che è biondo, quello bianco e il pollo ciccione. Questo è quello bianco. E abbiamo messo qui dentro un spicchio di aglio, piccola piccola, prezzemolo, formaggio e un po' di pane grattato per aumentare il coso. E l'uovo per essere più morbido e più a pece, insomma, dipende dalla quantità, un uovo, due uova, di tre uova. Dopo fare questa pellicola qua, pellicola no, usciamo, pellicola questa. Dopo che si impasta, guarda, si mette tutto qua, così. Ecco, così. Vedete? Ecco. Ora, giustamente dice è tre persone, dice che siamo noi, tre di quattro persone. Allora, ci ho fatto che, ma la capitano niente, attenzione, non è conto la capitano niente, ho delle cose, va a posto, manco voglio vedere quelle, perché poi non lo so come sta a fare. Ecco, vedete? E si mette così. Ora ci assotiamo perché ci prepariamo quello che ci dobbiamo mettere dentro. Assotiamo e ci vediamo dopo. Vi faccio vedere ancora un passaggio, ma quello che uccise me. Assotiamo. Che c'è? Questo che? Mi guardi? Dai, dai. E allora? Ci mettiamo noi prosciutto così, guardate, vedete? Un poco di prosciutto cotto, poi ognuno ci mette quello che vuole, la pancetta ricoppata, il salato, quello che uno mangia, che ci mette? Così, guardate, ecco, ce ne mettiamo qua. Dopo ci mettiamo la mozzarella, noi abbiamo questa e ci mettiamo questa qua, così. Ecco, abbiamo questa e ci mettiamo questa, se non ci vuole bene stava a cattolo e ci mettono che da noi, ecco qua, vedete? E dopo ci mettiamo un pochettino di spinaci, così. Gli spinaci ce li mettiamo crudi, perché dopo che cuociono così, no? Quelli che rimangono poi, no, c'è chi sa, il ramasughi, poi noi ce ne facciamo mangiare, no? Ecco. A questo punto bisogna avvolgere, ecco, questo qua, noi questo lo facciamo bollito, come se fosse un salame, un bruciolone e bollito. Se voi lo volete fare a forno, lo mettete nella carta a forno e la avvolgete nella carta a forno e lo mettete a forno. Noi o facciamo il bollito così, guardate, vedete? Ecco, si avvolge così. Ecco fatto. Noi lo facciamo il bolletto che quando le va mi avanza prima, insomma, bisogna dire la verità.
Ecco, guarda, così, vedete? Ecco, così. Ancora, pochettino, così. E dopo si prendono le punte, così. Ecco, manco sega, manco sega, ecco. E stiamo dopo vedo su un tagliere che manco sega, così. Vedete? Bello sezzato, bello chiuso. Ora, appena finiamo di fare questo lavoro, vi faccio vedere ancora un passaggio e ci mettiamo qua, guardate, vedete? Così. Lo fate camminare, ma vedete, togliamo questo qua, così. Ecco, così. Bello sezzato, così. Ecco. Così. E si è rotto qua. Il tempo ora lo fissiamo e vi faccio vedere ancora un passaggio. Aspettiamo e ci vediamo dopo. E allora, guardate, una volta che si è sistemato, per essere più sicuro che non si apre, lo leghiamo con lo spago. Ecco qua. Se voi lo volete fare a forno, lo fate a forno, però con la carta che a forno lo dovete avvolgere. Noi adesso qua noi lo leghiamo così, no? Per essere più sicuro che non si apre. E dobbiamo prendere ancora un po' di spago perché questo è piccolo. Asciutiamo e ci vediamo dopo. E allora, dopo gli abbiamo trovato un palo, finiamo di legare bene e chiuso bene. Noi lo leghiamo così, guardate, il dito lo mettiamo qua, così, e lo passiamo sotto, così. Aspetta, vi faccio vedere meglio, sennò ognuno c'ha il suo modo. Guardate, così, il dito qua e lo passiamo sotto e andiamo avanti. Piano piano, senza romperlo, così. Ecco, vedi? Lo leghiamo così e vediamo che si apre. Ecco, questo qua, lo leghiamo qua, così. Ecco, così. A questo punto mettete una pentola sopra perché noi lo facciamo di bollito. Guardate, mettiamo la pentola qua e ce lo possiamo mettere dentro. Ora vediamo se tutto c'è capo nel sapegnano. Guardate così. Per fortuna, aspetta che prendiamo il sacco, prendiamo un sacco di genere alimentare, così, così vediamo che è si apre, così, vedete? Il sacco di genere alimentare, così. E lo mettiamo nella pentola, così. Guardate. Dopo che l'abbiamo chiuso bene con lo spago e il fiocco, lo mettiamo qua a bollire. Guardate. Da quando poi bolle l'acqua, dipende la grossezza di salame, ci vuole circa un'ora. Questo di qua io penso che in una mezz'oretta, 25 minuti, è cotto, asciutamo e quando è cotto vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciutamo e ci vediamo dopo. E allora guardate come bolle, siccome lui che viene a galla, allora noi che ci mettiamo un pochettino di peso per farla affondare. Poi abbiamo fatto un po' di fave con la cipolla tritata, prima le abbiamo bollite.
come contorno e un poco di pomodorino, così, vedete? Pure l'abbiamo fatto con la cipolletta piccola piccola, vedete, così, che le usiamo come di contorno. A questo punto dobbiamo aspettare che è cotto il salame di pollastro e dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Questo una mezz'oretta vuole di cottura. Asciutiamo e ci vediamo dopo. E allora, guardate, lo mettiamo qua che è cotto, lo mettiamo qua, aspettiamo per un pochettino, guardate com'è, che si fa freddo e poi lo impiattiamo. Cioè, ma come si fa a vedere se è cotto? Che si tocca così, no? Se è un pochettino duretto, come questo, così, allora è cotto. Ma sempre circa ci vuole un'ora più o meno di questa grandezza. Asciutiamo e quando è freddo lo apriamo e vi faccio vedere come che si impiatta. Asciutiamo e ci vediamo top. E allora, quando è un pochettino freddo, guardate, lo possiamo affettare così che non si rompe. Vedete? Il dentro della mozzarella, il prosciutto e il spinaco. Adesso affettiamo un pochettino così, guarda, ecco così. Se poi voi lo volete fare a forno, lo mettete nella carta da forno. Adesso un pochettino caldo così, guarda, ecco. Lo mettiamo qua così, la mozzarella bella fonde e che è? Ecco qua, così, e questo lo mettiamo pure qua così, ecco. Questo lo lasciamo qua, questo lo togliamo. A questo punto prendiamo i contorni, guarda, così, un pochettino di favette, così, un pochettino di favette saltate con la cipolletta e fatte bollire prima, e un pochettino di pomodoro pacchino, così. Vedete? Ecco qua. Mettiamo tutto qua, puliamo tutto qua, così. Vedete come scende la mozzarella. Ecco qua. A forse quando viene, tu pare a mi conte e ci dice all'ospite con figli un pochettino di pezzemolo, così. Vedete? È il pollo, il salame di pollo, come volete chiamare, lo chiamate un salame di pollo, è pronto e pesciato con macro, che c'è sempre la cosa che accarezza. Bene a tutti, lo sognate, bene a tutti, lo sognate, a te spesso, a te essere un genio, bene a tutti.